Ducati è un marchio in continua ascesa ed espansione. È un marchio dinamico che anche quest'anno si presenta ad EICMA con molte novità, ne abbiamo ben 7, di cui una avevamo anticipato l'Anvil a Intermoto a Colonia, la Supersport, e le altre 6 sono anteprime mondiali. Ci siamo presentati qui con una gamma molto completa, ben articolata, che va dal nuovo Monster 797, che è il modello d'ingresso per una delle moto più iconiche che la Ducati abbia mai avuto. Questa riprende, richiama la moto originaria del 93, enfatizzandone un po' quelle doti che l'hanno resa unica. Oggi vedere una moto anche senza scritta come il Monster ti permette di identificarla subito. Quindi il Monster 797 torna col motore ad aria. A fianco del Monster 797 chiaramente resta la parte più performante di Ducati, quindi il Monster 1002. Anche in questo caso è una moto completamente rifatta, rivista rispetto alla precedente, più snella, più asciutta, più compatta e ovviamente sempre con qualcosa in più in termini di performance. Dal Monster passiamo al Multistrada. Anche questa per noi è la moto di riferimento per quanto riguarda la multibike, 4 moto in una. Fino ad oggi c'era il 1002, oggi presentiamo da EICMA la 950, quindi una moto d'ingresso in questo segmento per noi, una moto che è un po' più facile da condurre, con 115 cavalli anziché 160, molto più agile, ma allo stesso tempo mantiene tutte quelle caratteristiche e il carattere della multistrada. Scrambler, anche in questo caso abbiamo 2 grandissime novità per il nostro brand che identifica la nostra Land of Joy, quindi un modo più spensierato di usare e di guidare la moto, che proprio qui a EICMA vede 2 novità importanti come la Desert Sled, quindi una moto per fare un po' di fuoristrada facile durante il weekend, mantenendo un po' la gioia di guidare la moto che è tipica dello Scrambler, e la Cafe Racer che identifica un po' il concetto di moto customizzata partita dall'Inghilterra negli anni 60, che trova in questa moto qui una divertente espressione. Concludo con la Superleggera, è una moto da sogno, è una moto prodotta in 500 esemplari, una moto unica nel suo genere perché è completamente in carbonio, con un motore da 215 cavalli, il massimo che sia mai stato ottenuto da un bicilindrico, probabilmente il massimo che tuttora fermerà un riferimento preciso, 215 cavalli omologati Euro 4. Chiaramente è un sogno per pochi perché è una moto da 80.000 euro che ha già tantissime prenotazioni, che però permette di proporre con una moto di serie, di produzione, dei riferimenti tecnologici e di prestazione addirittura in certi casi superiori a quelle che abbiamo nelle moto da GP.